cominciamo col dire che questo non è un libro per bambini, ma è un libro per giovanotti e giovanotte dai 12 fino ai 99 anni. È un libro di viaggio perché racconta la nostra escursione fin sulla cima del monte Ararat, che è un vulcano alto 5167 metri. È un libro sul clima che cambia, e il clima è cambiato molte volte nel corso degli ultimi 40.000 anni. Talvolta il clima è cambiato drammaticamente e allora si sono verificati eventi che hanno creato il mito e la leggenda del diluvio universale. Il diluvio della Bibbia, era l'idea fissa del capitano Fitzroy, compagno di Darwin nel loro favoloso viaggio intorno al mondo. Fitzroy era convinto che le specie di oggi sono quelle che erano sopravvissute al grande diluvio. In effetti, tutta una serie di grandi animali appartenenti alla cosiddetta megafauna sono più o meno misteriosamente scomparsi alla fine dell'ultima glaciazione. Allora, c'è stato questo benedetto diluvio raccontato anche nella Sacra Bibbia? Noi, per verificare l'ipotesi del capitano Fitzroy, siamo tornati nelle terre che sono state di Abramo e di Noè. Abbiamo raggiunto le sorgenti del Tigri e dell'Eufrate e siamo arrivati fino alle nevi del monte Ararat. Non cercavamo l'arca, cercavamo qualche traccia del diluvio. E qualcosa di interessante abbiamo trovato, anzi, di molto, molto interessante. E siamo tornati convinti di una cosa, che il diluvio c'è stato e ci sarà, e che il segreto è nascosto nel ghiaccio.